una scrivania che è un derelitto. Mamma mia, c'è di tutto qui sopra. Meno male che voi non la vedete. Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. È arrivato il caldo, cominciano ad arrivare le belle stagioni. Siamo entrati pienamente nella fase 2,5 del DPCM del Ministero, quindi probabilmente molto presto torneremo a fotografare per strada, a fare video divertenti, belli, tutti quanti insieme. Sono passate diverse settimane in cui ho parlato della nuova Fujifilm X-T4, rilasciata da poco, presentata a febbraio, e che in questo momento mi sta riprendendo con grande gioia e gaudio. Cosa voglio fare oggi? Voglio rispondere ad alcune domande che mi avete fatto sotto nei commenti della recensione della Fuji X-T4. Perché voglio rispondere ad alcune delle vostre domande? Beh, perché mi sono reso conto che alcune cose non è che mi siano sfuggite, ma le ritenevo scontate all'interno della recensione. Quindi vi do qualche risposta ora. Cominciamo dalla prima, che non trovo, sono tra i commenti. Andiamo ai commenti dei video. Beh sì, non le ritroverò mai, sono sicuro che non le ritroverò mai. X-T4 può essere utilizzata su un gimbal? Bene sì, non è propriamente la domanda non è stata formulata propriamente così, ma ne prendo spunto per parlarvene. Sì, X-T4 comunque, anche se ha uno stabilizzatore integrato IBIS, può essere utilizzata su un gimbal, e lo deve essere utilizzata quando bisogna realizzare dei movimenti camera un po' più complessi. Nei giorni scorsi ho preso dallo studio un Ronin S che noi utilizziamo per lavorare, per metterci le camere più leggere come la X-T4, e ci ho giocato un pochino con la X-T4 per capire bene quali fossero le differenze, quanto uno stabilizzatore di questo tipo cambia nell'utilizzo con questa tipologia di camera. Beh, cambia tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che sì, questa camera ha il sensore stabilizzato, quindi parliamo della Fujifilm X-T4, non confondiamoci mai, ma ci sono tutta una serie di lenti, in special modo quelle con un diaframma molto più ampio, che fanno entrare più luce, che non hanno la stabilizzazione della lente, cosa che fa funzionare molto ma molto meglio questo genere di camera. Naturalmente la stabilizzazione del sensore unita alla stabilizzazione della lente ci permette di ottenere dei risultati davvero fantastici. Certo, lo stabilizzatore del sensore aiuta non poco, anzi tantissimo, ma quando vogliamo fare dei travel, quindi vogliamo girare delle clip dove ci muoviamo con la nostra camera, utilizzare uno stabilizzatore come questo, in questo caso adesso fa un rumore pazzesco perché batte, è davvero utile. Io ho un Ronin S a disposizione, volevo provare la camera con un SC, non sono riuscito per tempo a procurarmelo, ma dalle schede tecniche questa camera, che pesa circa 607 grammi, più diamo un abbondante 80 grammi di batteria, diciamo 100 per comodità, siamo a 700 grammi, più la lente che ho montato davanti, che è un 16-55 f2.8, quindi un bel pezzo di metallo, pesa all'incirca 800 grammi, non superiamo il chilo e mezzo. E il Ronin SC riesce a stabilizzare, se non vado errato, fino ai 2 kg. E naturalmente con Ronin S possiamo andare anche oltre. Quella che è la limitazione sono gli ingombri per la stabilizzazione, perché una camera, per essere messa su uno stabilizzatore a tre assi, va equilibrata e va messa in bolla. Quindi questa per esempio è la stabilizzazione, la predisposizione per la X-T4 con quell'obiettivo, con cui ho girato delle clip di prova che non vi faccio vedere semplicemente perché ero chiuso in casa e seguivo il mio gatto. Sì, può essere montato e deve essere utilizzato in questo modo questo genere di camera quando bisogna fare dei movimenti più lunghi, movimenti più precisi, dei pan, dei tilt, insomma lo stabilizzatore è sempre consigliato. Perché non ho parlato del profilo HLG? Questa macchina ha la possibilità di poter girare in HLG, ossia con un profilo colore che aumenta quello che è il dynamic range, non però realmente girando in log, quindi con meno necessità di dover post-produrre e colorare. Questo perché grazie all'HDR, che ha la possibilità di effettuare questa macchina, parliamo sempre sotto lato video perché sotto lato foto ci sono altre funzioni ancora più avanzate, ad esempio per l'HDR, ci dà queste possibilità. Non ne ho parlato semplicemente perché ad oggi, come ho detto già nella recensione,
Io comunque preferisco girare in F-Log, anche perché mi dà molta più dinamicità quando devo andare a post produrre. Ora faccio un esempio molto pratico, probabilmente sono leggermente sovraesposto, ma sto registrando in F-Log, quindi posso tranquillamente andare a correggere la mia pelle nel mio software di montaggio preferito. Ma come me ne accorgo che sono leggermente sovraesposto? Perché sto utilizzando l'F-Log Assistant, View Assistant, ossia sto registrando in F-Log ma mi sto guardando nello schermino ribaltabile della X-T4 con una LUT applicata, la LUT che regola i colori al Rec. 709, quindi mi sto guardando colorato e riesco a vedere che sono un pelo probabilmente sovraesposto, cosa che posso andare però a correggere tranquillamente in post-produzione. Perché? Perché sto registrando nel FLOG, che mi dà un'enorme varietà di possibilità e un range molto elevato per andare a fare color correction. Altra domanda che ho trovato sotto i commenti, a cui tra le altre cose ho risposto, però fare un video riassuntivo non mi dispiaceva affatto, è vero che questa macchina ha la possibilità di registrare fino a 240 fotogrammi al secondo a 24 fps, ma perdiamo gli automatismi? No, non perdiamo gli automatismi. Non ero propriamente certo perché il test che l'ho fatto completamente in manuale, quindi sono andato a ricontrollare con la macchina in mano e no, non si perde alcun automatismo. Ma si mantiene l'autofocus, si mantiene quella che è il controllo dell'esposizione, insomma la macchina come gira a 100 fotogrammi gira anche a 200 o 240 in base agli fps di base con cui vogliamo registrare. Non perde assolutamente gli automatismi, quello che perde a mio avviso è un po' di nitidezza. Infatti confrontando un 1080 a 100, un 1080 a 25 con un 1080 a 200, quello che andiamo a perdere è un pochino nella nitidezza dell'immagine, ma a mio parere è piuttosto normale che accada. Questa camera può essere utilizzata mentre viene caricata? Sì, può essere utilizzata mentre viene ricaricata tramite cavo USB di tipo C e può essere ricaricata anche con un power bank, quindi abbiamo la possibilità di poter registrare e contestualmente utilizzare un power bank per alimentare la nostra camera, oppure farla alimentare a rete con un cavo USB di tipo C che vale una presa dura. Questa è una risposta invece ad una più una critica che è stata fatta che si è mossa alla X-T4. Una Fuji che X-T4 che non migliora lato fotografico, che senso ha? Beh, non è che non ha migliorie sotto il lato di vista fotografico. Nella recensione ho detto che la gran parte delle migliorie è apprezzabile sotto il lato di vista del video, della parte video, ma le stesse migliorie vengono applicate anche alla parte fotografica. Se abbiamo lo stesso sensore che ragiona allo stesso identico modo, abbiamo un sensore che ragiona con la stessa tipologia di gamma dinamica, con gli stessi colori, con la stessa profondità di bit, con tutte quelle serie di funzioni che già conosciamo nella X-T3, ma dobbiamo andare ad aggiungere ad esempio una cosa importantissima, che è il sensore stabilizzato, che nella X-T3 non è presente. E il sensore stabilizzato ci dà la possibilità, anche senza ottica stabilizzata, di poter recuperare almeno 4-5 stop di luce, perché possiamo scattare con dei tempi di esposizione più bassi. Non avremo micromosso perché abbiamo il sensore che va a compensare la stabilizzazione per noi. Quindi non è che non ci sono migliorie, è che tutte quelle migliorie che vengono apprezzate maggiormente da chi realizza video vengono applicate anche sotto il punto di vista fotografico, e sembrano meno rispetto al punto di vista video perché sotto l'utilizzo da videografo naturalmente lo stabilizzatore video e il monitor ribaltabile cambiano completamente il punto di vista nell'utilizzo di questa camera. Quindi si passa da un X-T3 che è una buona camera, bella camera per poter girare, si passa ad una X-T4 che è una fantastica camera per poter girare, quindi c'è una bella differenza. Mentre sotto il lato di vista fotografico X-T3 è una grandiosa macchina per scattare, X-T4 è una X-T3 migliorata per poter scattare in condizioni ancora più estreme. Beh, insomma, ho terminato con quelle che sono le domande che ho trovato sotto i vostri commenti, a cui volevo dare una risposta a voce oltre che scritta, perché ricordatevi che io leggo tutti i commenti che mi vengono scritti, quindi se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Se volete altri approfondimenti sulla X-T4, non preoccupatevi,
Continuate a scrivervi che vi risponderò, e se troverò necessità di dover dare una risposta più ampia a più persone realizzerò un altro video, tanto su questo canale possiamo fare quel che vogliamo. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno. Seguitemi anche su tutti gli altri social e visitate il mio sito dove potete trovare tutti i miei corsi online. E se mi seguite su Instagram invece vi potete beccare dei codici sconto per i corsi online. Quindi è un po' un misto di piattaforme social. Quindi cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente in un nuovo video.